nei giorni scorsi c'è stata una brillante intellettuale che si era candidata dicendo poi lascio il posto, invece no, me lo tengo. Gli intellettuali sono pericolosi, non so più come fare a dirlo, non candidate, figurate che se poi dopo lasciano il posto, ma non è possibile. Ecco, la candidata intellettuale poi si è trovata questa straordinaria formula dicendo ma a sinistra in Italia non esiste più, ha decretato che non c'è più l'intellettuale, si decreta, non c'è più, il PD è la nuova Democrazia Cristiana e la sinistra, casomai siamo noi, è stata eletta con la lista Tsipras col 4%. Allora, lasciando perdere tutto il resto, mi interessa poco. Insomma, io quando ho letto l'intervista mi hanno anche chiesto di commentare alla radio, ho detto che magari, cioè magari per il PD, nel senso, fosse come la DC, glielo augurerei di cuore. Non è così. Non è così, nel senso che quel tipo di fedeltà che era garantita dalla DC era una fedeltà più solida. C'era dietro capitale sociale prodotto da secoli dalla Chiesa e in qualche modo più o meno fedele, rappresentato in politica da un partito. Pertanto, quello era un voto che scattava quasi in automatico dalla sedimentazione di una serie di esperienze sociali. Prima di cambiare quel voto, ho fatto più volte in questa sala l'esempio, mio padre parlava malissimo di chi governava, mi ricordo quando ero piccolo, mi pare che fossero democristiani, credo, ma non c'era verso che cambiasse il voto, ce ne parlava molto male, però li votava comunque. Fedeltà non è dura, più fedele di così si muore, no? Ecco. Oggi no. Il 41% di Renzi è un risultato assolutamente straordinario, meritevole di grandi festeggiamenti, infatti sono, mi pare che sia anche abbastanza eufonico e tonico il ragazzo, più giovane di me, ma è un risultato molto più friabile e Renzi è troppo intelligente per non saperlo, troppo intelligente per saperlo. Qualche dato. L'8 di maggio è uscito un sondaggio. Io sapete che sono molto critico sull'utilizzo anche politico dei sondaggi, però i sondaggi fatti all'interno delle associazioni di categorie li prendo molto sul serio, perché di solito sono dei modi che hanno i corpi intermedi delle associazioni di categoria di capire come cambia l'idem sentire dentro nell'associazione. Questo sondaggio interno alla Confartigianato del Veneto segnalava cose interessanti. Dico il nome, la collega, la giovane viva di Igo Diamanti, Natascia Porcellato, ha fatto questo sondaggio qua. Veniva fuori che nella straordinaria discesa di popolarità di tutti i leader politici a livello nazionale, che erano veramente percentuali molto basse, esisteva però un gradimento, una fiducia data dal campione che superava chiaramente il 50% nei confronti del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. 2 anni prima Bersani raggiungeva il 18% nella stessa categoria. Quest'anno Renzi il 53%. Un anno fa Grillo era il più popolare, oggi Grillo invece era dimezzato più o meno, insomma, il risultato, la popolarità tra gli artigiani. Cosa significa? Scherzando, qualche giornalista mi ha chiesto cosa sono diventati di sinistra gli artigiani del Veneto. Direi di no, come dire, farei molta fatica anche a immaginarlo per il scherzo, ma chiaramente è qualcosa di diverso. Se uno va a vedere i risultati dei vari anni, trova che c'è una categoria molto ampia e variegata, ma che comunque propende storicamente a dare un voto favorevole all'offerta politica di centrodestra, Lega e Forza Italia, in maniera differenziata. Dopodiché, queste due forze, PDL, Forza Italia, queste due forze registrano dal 2010 un arretramento molto forte. Questo tipo di elettorato cerca un nuovo referente, lo cerca inizialmente il Movimento 5 Stelle, che è un movimento molto abile a dare voce, a dare fiato a una serie di preoccupazioni, scontentezze, proteste, forse meno efficace nello stabilizzarle, nel passare dalla protesta alla proposta. Passato questa fase di piena per il Movimento 5 Stelle, si cerca poi un altro interlocutore, e questa volta è toccato appunto Matteo Renzi. Per una serie di ragioni, per la ricerca di qualcosa di nuovo, per la carica innovativa e dinamica di Renzi, ma anche, non nascondiamocelo, per una certa enfasi che Renzi comunque dà ai suoi messaggi, una certa retorica antisindacale di un certo tipo che in distretti industriali di piccole e medie imprese, nel mondo artigianato, eccetera, non è che proprio non trovi nessun referente, è qualcosa che appunto si accompagna e crea consenso. Però ovviamente è un consenso che è fatto della stessa materia, più o meno dei consensi in precedenza concessi alle forze di centrodestra e Grillo. Pertanto la riflessione che non solo io ma molti hanno fatto è un consenso che
deve essere alimentato costantemente nel tempo da una serie di risposte iniziali, embrionali, parziali, nessuno ha la bacchetta magica di Lorenzi, o anche almeno di risposte simboliche, cioè un tentativo appunto di far vedere che si sta facendo qualcosa in una certa direzione, per non vedere poi magari la sorpresa, la relativa sorpresa di vederlo discendere, calare, o in qualche modo scoppiarsi. Questo è un punto molto interessante che trova la mia analisi perfettamente concordante con l'idea di fedeltà leggera e di, come dire, novità nella propensione dell'elettorato a dare fiducia, ma ovviamente è una concessione che viene monitorata costantemente, che può essere chiaramente revocata se senza grossi problemi. Detto questo, l'interesse che deriva da una consultazione come questa è vedere, come dire, come interagiscono i diversi piani, i diversi livelli di governo. E qui c'è stato un notevole elemento di discrepanza tra il livello europeo e il livello amministrativo. Intanto, non mi stupisce più di tanto il fatto che non siano confermati molto i sindaci. Cinicamente, realisticamente, voi sapete che io sono un lavoro molto basso. In tempi di vacche grasse, di espansione economica, il sindaco è quello che ti garantisce la continuità nell'erogazione dei servizi sociali, che ti garantisce politiche pubbliche più o meno inclusive. In alcuni casi, in alcune zone, anche legami di carattere clientelare, magari. In periodi invece di recessione, di vacche magre, il sindaco è quello che te ritaglia quei servizi. Stupisce che cambiano tanti sindaci. Io credo di no. Credo di no. Ricordiamoci che il comune come ente e il sindaco e i suoi assessori, quali attori politici, sono quelli più esposti in questa fase politica. Sono il primo front office del disagio sociale. Difficile che qualcuno di noi alimenti, faccia trasparire e manifesti il suo disagio con il nostro parlamentare di riferimento, magari anche bene chi è, vista la legge elettorale con cui sono scelti, che insomma non è proprio che favorisca il rapporto, come dire, empatico tra eletto ed elettore. Però sindaci e assessori li conosciamo molto e quindi siamo in grado di imputare determinate scelte a loro, magari sovraccaricandoli di tutto ciò che i livelli superiori di governo lasciano sulle spalle dell'amministrazione comunale. Quindi che ci siano dei cambiamenti abbastanza repentini in molte amministrazioni non deve sorprendere più di tanto. Dopodiché, poi ricordiamoci una cosa, l'abbiamo visto già con Berlusconi, ne parlavamo qua qualche anno fa. Il territorio è una pietra d'inciampo notevole, che nessuno, nemmeno nella cosiddetta era della comunicazione, queste cose che ci dicono, comunicazione web 2.0, 3.0, eccetera, il territorio ha un'importanza notevolissima. Non basta un leader nazionale. Un leader nazionale forte è una condizione assolutamente necessaria per una forza politica che voglia essere competitiva oggi. Chiaro? Ma è una condizione necessaria, ma non sufficiente. Tony Blair, che ha avuto tanti difetti e ha fatto tanti errori, però qualcosa lo diceva giusto, diceva: ma è importantissima la mia comunicazione, perché dalla mia comunicazione dipende l'unità della Gran Bretagna. Sempre sparato basso, no? Però non aveva tutti i torti. Cioè, con la mia comunicazione io mi devo riferire ai cittadini che devono trovare elementi simbolici, compattanti, importanti in quelle cose che dico magari in 10-15 secondi. È fondamentale un leader che sa fare questo. E Renzi lo sa fare molto bene. Però attenzione, Blair aveva dietro anche un partito, il New Labour Party, che è un partito strutturato, presente sul territorio, con più di 100 anni il Labour alle spalle. No? Ecco, e lo stesso, il territorio è una pietra d'inciampo per la politica, che non deve essere messo tra parentesi. Vedevamo nelle annate scorse una performance notevole di Berlusconi alle europee piuttosto che alle politiche, e invece nello stesso comune alle amministrative magari trovavamo liste civiche o offerta politica di centro-sinistra, nello stesso comune dove il centro-destra vinceva le europee con il 60%, e però lì vinceva magari un sindaco di centro-sinistra, ribaltando esattamente il risultato. Ci sono vari esempi, visti in Renata Padovani, eccetera, senza tornarci su. Questa volta è stato anche un po' il contrario in alcune di queste occasioni. Il leader forte è capace di comunicativa, capace di abilità di seduzione, eccetera. Beh, nettamente era presente nello schieramento di centro-sinistra, ma questo non mette al riparo, ovviamente, quello schieramento da quello che può succedere sul territorio. Con lo stesso partito che a Padova prende l'europeo il 42%, poi alle amministrative il suo risultato è il 24,5%. Un altro tipo di elezione. L'effetto alone positivo del leader nazionale non garantisce che scendendo per i rami si spalmi anche sui livelli locali di governo. Lì si gioca davvero un'altra partita.
E su Padova hanno giocato variabili di altro tipo. Per esempio, io credo che sia, questa è la mia opinione assolutamente personale, da cittadino, che sia maturo il tempo di una seria riflessione sulla selezione delle leadership. Le primarie sono il metodo giusto? Molti dicono di sì. Il mio amico e maestro Gianfranco Pasquino dice assolutamente sì. Altri dicono: attenzione, se non fate, diciamo, con lo spirito giusto, possono anche schiantare i partiti. Basta intendersi, nel senso, io credo che uno dei tanti problemi che lo schieramento uscente dell'amministrativa di Padova abbia scontato è la situazione per cui l'utilizzo delle primarie come momento di selezione della leadership si è tradotto poi in una spaccatura molto forte, per cui il secondo arrivato, autore di un risultato insperato in quelle proporzioni, però poi dopo diventa non il massimo sostegno di colui che ha vinto, anche se di poco, ma diventa un competitor. La competizione intestina è qualcosa di problematico, la campagna è stata molto dura, ovviamente. Ricomporre tutto nel secondo giro del ballottaggio, insomma, diventa complicato perché se è stata una campagna durissima al primo turno, incollarmi nel secondo non diventa poi più una cosa molto seria. Poi questo apre invece il discorso a cose ben più interessanti di quanto sto dicendo io, ovviamente, che è il lavoro fatto dai miei giovani e bravissimi allievi e amici con il Corriere del Veneto e il Centro Giorgio Vasco, questo lavoro di analisi della campagna elettorale. E poi ci sono delle variabili di contesto importanti, molto importanti, che possono in qualche modo creare vento in poppa a un'offerta politica diversa da quella nazionale, in qualche modo. Il tema della sicurezza era un tema presente nella campagna elettorale, che a Padova, più che altrove, probabilmente ha segnato l'orizzonte di tutta la campagna. È stato un tema forte. È stato un tema forte, percepito in maniera molto sentita dai cittadini, ed è stato un tema che comunque un candidato che veniva da fuori, un candidato che è stato sindaco a Cittadella, ma che ha utilizzato in maniera molto efficace il brand. Io sono stato sindaco a Cittadella e questo tema l'ho affrontato e, dice lui, risolto appunto in quel contesto. Beh, insomma, questo candidato ha utilizzato in maniera molto forte un punto debole, probabilmente dell'amministrazione uscente, tematizzando moltissimo la questione e mettendola subito al centro. Faccio un esempio per capire quanto sia delicato questo frangente. Negli anni 40, negli Stati Uniti d'America, si è scoperta una cosa, cioè il limite che hanno le campagne pubblicitarie. Cos'era successo? Che nel 41 gli americani entrano in guerra, seconda guerra mondiale, e si cercava, come il solito annoso problema che hanno gli Stati Uniti d'America, trovare volontari che vadano a combattere in guerre lontane, eccetera, e si punta molto spesso sulla popolazione di colore, per la povertà, eccetera. La campagna del 1941 era fatta in questo modo. Era: devi andare a combattere contro Hitler, perché se dovesse vincere Hitler, tu perderai tutto quello che hai. E facevano delle brochure da distribuire, no? Dove c'erano, sembrava la famiglia Robinson ante litteram, cioè dove c'era la famiglia di colore molto agiata, con la bella casa, il mobilio, la poltrona, eccetera. È stato un fallimento tremendo, perché arrivavano queste brochure nelle capanne o comunque in piccoli appartamenti, nelle catapecchie. E allora colui che riceveva, che il consumatore è sempre anche in politica uno spazio molto ampio di interpretazione, diceva: ma insomma, mi sta raccontando una palla. Mi dicono che se vince Hitler perdo tutto questo, io questo non l'ho mai avuto. No? Non sono mica io, questo qui è un altro. Quindi se mi dicono una cosa diversa da quella che percepisco io, persino sulle cose che posso controllare, allora chissà sulle altre. Cioè l'effetto domino è tremendo, è proprio un tipico effetto perverso della comunicazione. Mi dicono che il problema della sicurezza è un problema mio, nel senso che è una mia percezione esagerata. E però in determinati quartieri, insomma, i risultati, gli elementi di insicurezza erano da molta parte della popolazione avvertiti come un elemento preoccupante. Non credo che sia stata forse la strategia, come dire, più illuminata, quella di dire tutto sommato non è il problema principale. Non è quello principale di Padova, ovviamente ci sono delle destinazioni importanti, ma ecco, derubricare un problema così sentito dai cittadini dicendo che non è colpa
corretto che loro sentano questo problema, credo che sia stato un elemento di, sicuramente di debolezza, che ha consentito, visto che in politica il voto non esiste, a un altro tipo di offerta politica di poterlo rappresentare, tematizzare e portare avanti come elemento forte.